Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qua per un nuovo video e scusate se ho l'outfit dello stesso video, ma ho filmato il video lo stesso giorno. Ho il ventilatore qua, quindi non pensate che sia fabulous. C'ho solo il ventilatore che mi spara un po' di aria in faccia, intanto che sto crepando, io non ce la faccio. Mi manca il Canada, ora ho capito perché mi sono trasferita in Canada, bene. Allora, oggi facciamo un altro Italy vs Canada e parleremo di cinema. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, l'ultimo video, parlato di matrimonio, oggi parliamo di cinema, cioè proprio si passa argomenti così. Bene, io ho già fatto un video sui miei 10 film preferiti, tipo di sempre più o meno, e avevo chiesto se volete tipo faccio dei video, perché volevo fare dei video separati sulla Marvel e sulle commedie, ci sto lavorando su, so che magari nessuno frega un cacchio, però ci sto lavorando su. Quindi, allora, oggi parleremo delle differenze al cinema, non che ce ne siano tante, non è che io vivo sulla luna, semplicemente ci sono alcune differenze. Ci sono alcune differenze. Ecco, perfetto. Allora, prima di tutto è il fatto che io vivendo in Canada, Quebec, giustamente i film lì vengono doppiati in francese. E devo dirvi subito che spesso in Quebec doppiano i film proprio in Quebec, non comprano i diritti del doppiaggio della Francia, perché comunque, cioè, stiamo parlando della stessa lingua, però in Quebec spesso loro preferiscono doppiare molti film, almeno un 60-70% dei film che sono stati già doppiati in Francia, loro decidono di ridoppiarli. E fanno bene. Quindi diciamo che i film vengono doppiati in francese come in Italia, vengono doppiati in italiano, bene, giustamente. Io odio i doppiaggi, cioè li detesto da morire, io sono una traduttrice, detesto i doppiaggi, le traduzioni, ecco, perfetto, abbiamo scelto proprio la carriera giusta. No, non mi piacciono i doppiaggi, so che in italiano i doppiaggi sono fatti molto bene, sono d'accordo, però no, cioè i film francesi non me li guardo, ma manco per idea. Io non guardo film doppiati tipo da quando non avevo un computer, tipo, quindi se mi capita di guardarli in TV sì li guardo, però se vado al cinema scelgo sempre in lingua originale. E in Canada, infatti, quello che fanno è che quando vai al cinema, in Quebec, sto parlando del Quebec perché c'è la lingua francese, se andate in parte anglofona, giustamente, vabbè, è anglofona, quindi potete scegliere se vederlo doppiato in francese o se vederlo in inglese. Questa è una cosa bellissima, perché qua in Italia, da quando sono tornata, sono andata a vedere Avengers, sono andata a vedere... cos'altro sono andata a vedere? Sono andata a vedere altri film che sono usciti in quel periodo e ovviamente gli spettacoli in lingua erano... zero, cioè ce n'era la prima settimana in cui il film esce, ci sono tipo due spettacoli forse tipo alle 11 di sera e basta, poi dopo la settimana dopo che è uscito il film non ce ne sono più, almeno qua a Venezia. Giustamente c'è un cinema un po' più lontano, ma che non è raggiungibile con mezzi di trasporto, io qua non ho la macchina, quindi giustamente mi toccava solo andare qua in centro città e ci sono pochi posti. Questa cosa a me dà fastidio, perché io dovevo andare a vedermi dei film che non volevo vedere in italiano, perché sono abituata a vederli in inglese, tipo Avengers, Deadpool, queste cose qua, non le ho mai viste in italiano e mi farebbe stranissimo sentire le voci. Quindi questa è la prima differenza, ci ho messo tipo 70 minuti per dirla, ma ecco, questa è la prima differenza. La seconda differenza è che io non so se ci sono ancora alcuni cinema che fanno la pausa con la pausa in mezzo al film. Qua non lo fanno più, almeno da quando sono andata negli ultimi film a vedere, non la fanno più la pausa, però mi ricordo tanti anni fa, quando ero ancora in Italia e andavo al cinema, c'era sempre la pausa a metà film, che tu potevi, non so, fare pausa pipì o andare a prenderti qualcosa da mangiare, ecco. A me quella pausa piaceva, perché in realtà tipo ogni tanto... Prima di iniziare il film ancora io mi bevo già la Coca-Cola e mangio tutto il popcorn. Quindi tipo dopo devo andare a pisciare, ecco. Quindi non potevo, perché non volevo perdermi il film. E quella pausetta era molto utile. Adesso l'hanno tolta qua. Poi magari fatemi sapere se nella vostra città esiste ancora quella cosa, perché era magnifica. Ecco, in Canada non è mai esistita una cosa del genere. Non esiste. Un'altra cosa per quanto riguarda la lingua inglese qua, quando lasciano il film in originale mettono comunque i sottotitoli in italiano, ho notato questa cosa, che non è che mi danno fastidio, però intanto che mettono il sottotitolo in italiano, che magari per le persone che vogliono vedersi il film ma che magari non capiscono tanto, è utile, mentre in Canada no, in Canada non mettono sottotitoli in francese, lasciano solo la lingua inglese e fine. La cosa che magari tutti vi state chiedendo, ma paghi 1000 euro anche lì per un pacchetto di come al cinema? Sì, questa non credo sia diversa in ogni città del mondo, perché credo che al cinema, quando tu chiedi una Coca-Cola, un piccolo popcorn, paghi comunque un rene e mezzo. E quella cosa sì, vale anche in Canada, sì.
Però la cosa bella del Canada è che spesso ci sono dei ristoranti che sono affiliati al cinema, non so se qua in Italia ci siano, non so, almeno qua io non li ho visti, fatemi sapere se da voi esistono, perché magari esistono, io sto dicendo boiate, ma in Canada ci sono dei ristoranti che sono affiliati col cinema, quindi spesso tu compri un biglietto e tipo paghi un pochino, cioè hai una specie di deal, come si dice, una specie di deal, sì, dove praticamente tu paghi un tot, è la cena e il biglietto del cinema, e solitamente sono dei prezzi veramente bellissimi, perché se decidi di andare a cena prima di andare al cinema, top. Ecco, quindi questa cosa è bellissima. Un'altra cosa sono i prezzi dei biglietti. Allora, io so che qua in Italia, tipo, almeno qua a Venezia, il mercoledì costa meno, a meno che non sia il primo giorno di uscita del film, il mercoledì costa meno, che tipo 5 euro, una cosa del genere, se no solitamente costa tipo 7,50, 8,50, non mi ricordo, e il 3D costa ancora di più. Mentre in Canada non esiste questa cosa che paghi meno, l'unica cosa per il quale pagheresti meno sono le giornate mamma e figlio, che spesso al mattino loro fanno degli spettacoli per la mamma con i loro bambini, con i loro pargoletti che vanno al cinema, magari mettono un cartone, gli mettono dei giocattoli, non so se questa cosa esiste in Italia. Però in Canada esiste questa cosa che due volte a settimana fanno tipo dei film d'animazione dove possono andare le famiglie con i bambini e li lasciano là, ovviamente il suono è molto minore, cioè è molto più basso per metterli a loro agio, così cioè i genitori si guardano il film, ma alla fine sono film per bambini, quindi non so quando cambi la cosa, ovviamente non è che vanno a vedersi Iron Man col bambino che gioca, no, sono tutti film a prova di bambino. Quindi cosa stavo dicendo? Ah sì, stavo guardando i prezzi dei biglietti, ecco. In Canada invece l'unica cosa che si paga meno è fino ai 26 anni, quindi io tempo solo fino a novembre, fino ai 26 anni paghi $6,50, che sono tipo 5 euro, fate conto, fino ai 26 anni paghi questo. Dopo i 26 anni si paga molto, si paga tipo $10, se non sbaglio, che sono comunque 7,50 euro, un po' come in Italia, quindi non è che cambia molto, però diciamo che fino adesso ho pagato poco il cinema, adesso no, no. Una cosa per quanto riguarda il cinema sono le date di uscita. Allora, questa cosa è una cosa che io detesto tantissimo, e ovviamente i film escono prima in Europa che in Canada, non tutti i film, però quelli più famosi, tipo la Marvel, i film iperfamosi escono sempre prima in Europa e poi in Canada, per una questione di copyright, che non vogliono che esca prima in America o in Canada, in maniera che non ci sia uno stream inglese, la gente se lo guarda in inglese e poi non va al cinema a vederlo in italiano, ecco, questo genere di cose. Quindi spesso e volentieri io ho aspettato 2 settimane in più per vedere un film, tipo per esempio Civil War avevo aspettato 2 settimane in più, Deadpool avevo aspettato tipo 1 settimana, Spider-Man pure avevo aspettato 2 settimane in più, quindi diciamo che tutti questi film iper famosi escono sempre in ritardo in Canada per questa cosa, e io li odio. Però una cosa positiva è che ci sono tanti film che escono molto molto prima, per esempio io mi sono resa conto che solo adesso uscirà Pitch Perfect 3, se non sapete cosa è Pitch Perfect 3, è tipo, fa parte di una trilogia ormai, trilogia, mi sembra di parlare di un film epico, di una trilogia ormai, che il terzo capitolo esce adesso in estate, ho notato in Italia, mentre in Canada è uscito tipo a Natale. Io questa cosa è rimasta un po' sconvolta, perché ho detto però sono rare le occasioni in cui ci sono questi film che escono tanto tanto prima in Canada e tanto tanto dopo in Italia, e questo è uno degli esempi. Però solitamente a me tocca aspettare un botto per vedere un film tipo iper famoso che voglio vedere, per esempio anche Jurassic Park è uscito qua a inizio giugno, in Canada esce il 22, ecco, perfetto. E quindi sì, vabbè. Ok ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come ho già detto, se avete domande, oh Gesù, c'ho il fiatone tipo, se avete domande fatemi sapere qual è la vostra parte preferita del cinema, cosa andrete a vedere al cinema prossimamente, e noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!